che nella popolazione indiana questo prodotto di cui vi sto per parlare sia stato veramente un aiuto, penso, irrinunciabile. Perché? Perché le proprietà sono veramente straordinariamente efficaci. Sto parlando della curcuma. La curcuma che in realtà è, non so, potrebbe sembrare veramente una sorta di miracolo della natura. Perché? Perché agisce, pensate, attraverso la disintossicazione del fegato, perché il fegato, non dimentichiamo che è un organo importantissimo del nostro organismo, una sorta di regista del nostro organismo. La curcuma ha il potere di combattere quello che è alla base di tutte le nostre malattie, dalla più banale che può essere un raffreddore, a quella più importante che magari può essere anche tutto il mondo purtroppo di malattie impegnative che sono, diciamo così, difficili anche da affrontare e da curare, che sono le infiammazioni. La curcuma combatte le infiammazioni. Infatti non solo è un grande aiuto per le articolazioni, perché? Perché le articolazioni sono purtroppo il primo organo bersaglio delle infiammazioni. Sono quindi, anzi direi, un campanello d'allarme importante. Perché? Perché significa che siamo in qualche modo infiammati, quindi abbiamo bisogno di aiutarci con l'alimentazione giusta, con un po' di, diciamo, di movimento, tutto quello che normalmente lo stile di vita suggerisce di fare. La curcuma in realtà è importante sapere, ad esempio, una cosa che io non sapevo quando ho cominciato a farne uso tanti tanti anni fa, questa polvere che in realtà non mi, sinceramente come sapore neanche mi piace molto, però la prendevo perché? Perché sapevo che faceva bene. Non sapevo però che per ottimizzarne la efficacia va abbinata con il pepe nero. Ed è praticamente questo abbinamento che dà la possibilità alla curcuma di fare veramente il proprio dovere fino in fondo, quello di, lo voglio risottolineare, combattere, diciamo così, le infiammazioni che poi sono alla base di tutte le malattie, combattere l'invecchiamento e la funzione, come posso dire, l'invecchiamento della funzione cognitiva. Perché? Perché le infiammazioni, uno non ci pensa mai, ma non vanno a toccare soltanto le articolazioni o gli altri organi, vanno a interferire purtroppo anche con la funzione cerebrale. E la curcuma, pensate, nei paesi in cui viene molto 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 utilizzata, i paesi molto poveri come l'India ad esempio, è considerata la eterna giovinezza mentale. Perché? Perché aiuta a combattere uno stato d'animo che è la malinconia, la melanconia, che non è una malattia, ma che ci può fare ammalare. Perché non dimentichiamo che la nostra mente è il motore di tutto l'organismo. Quindi quando noi in un certo senso rinunciamo piano piano per quegli stati di melanconia a tante cose che fanno parte della nostra giornata, finiamo piano piano poi per cadere magari in patologie più serie come la depressione. Ecco perché ho voluto parlare della curcuma in un momento in cui noi siamo in questi passaggi di stagione, ormai diciamo la luce del sole la perdiamo molto presto e il tono dell'umore purtroppo scende. La curcuma è un grande aiuto anche per il tono dell'umore e lo volevo ricordare.